Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con il nostro Steven Age, signori, pronti per continuare la rincorsa alla promozione. Allora, prima di qualsiasi cosa, io voglio un attimino vedere il calendario, perché abbiamo detto che dallo scorso video ci giocheremo 4 partite a video per accelerare un attimino, 2 simulate e 2 giocate con i momenti clou. Allora, in questo video noi abbiamo la prima che è una partita di campionato, poi la coppa e altre 2 partite di campionato, ok. La coppa non sappiamo che coppa è, perché se non sbaglio la FA Cup me lo dovrebbe indicare, no. Comunque dai, siamo quasi alla fine. Ok, allora io direi questa contro il Colchester ce l'andiamo a simulare. Poi ci giochiamo i movimenti clou per la coppa, così vediamo un attimo di riuscire ad andare avanti in coppa. Saltiamo la conferenza stampa, sì. Siamo in casa, io direi gestione squadra, leviamo Reed e facciamo giocare Hammer. Leviamo Reed e facciamo giocare Amalane, così si vede un attimino di esperienza e basta. Perché sì, Barnett ancora un 52 non ci dà le garanzie per poterlo far giocare. Andiamola a simulare incrociando le dita, signori. Il Colchester non ho visto in che posizione è in classifica. 3-2-1, 2-2. Ok, doppietta di Norris. È uscito Vancouten, è entrato Clark. Va bene, va bene, va bene. Un punticino portato a casa. Eh già, il primo punto ce lo siamo presi per questa prima partita del video, ecco. Posto in arrivo, vediamo chi è che ci viene a parlare. Programma di crescita per Gallardo, ha raggiunto i livelli fisici desiderati, perfetto. Aspettate un attimo, mi fate andare un attimo qui, perché noi abbiamo Barnett che gli abbiamo messo il piano di crescita, se non sbaglio, sì. Perfetto, e l'altro che è il nostro Hamline, che si chiama Aldo, lo chiameremo Aldo, signori, che sta lavorando da regista, perfetto. Quindi tutti e due hanno il loro bel piano di crescita sistemato. E due cose dobbiamo andare a vedere ancora prima di andare avanti, signori, ovvero la nostra vivaio. Io non mi ricordo più nemmeno chi abbiamo nel vivaio. Allora abbiamo un portiere, Andrew, che è un 17 anni, un 55, 70, 88. Ok, vediamo il piano di crescita come è combinato questo. 5 settimane, 8 settimane, va bene, continuo con questo, ma mi sa che questo all'anno nuovo non ci arriva. Poi abbiamo Harris, che ha 15 anni, un 54, 70, 78, e De Souza, 17 anni, CC, 50, 75, 81. Abbiamo dei profili scandalosi in primavera, signori, ma i nostri osservatori stanno facendo qualcosa? Sono in giro a cercare, io non ricordo se li abbiamo mandati da qualche parte oppure no, perché ne dovremmo aver preso uno che sa fa qualcosa. Quello che sa fa è in Inghilterra, ma non è che sappia fare tantissimo. L'anno prossimo, signori, i primi soldi che dobbiamo spendere sono quelli sugli osservatori. Mi servono degli osservatori cazzuti, signori, se no non andiamo da nessuna parte. Mi serve ripartire proprio dal... Oh, l'abbiamo chiamato ed è arrivato il nostro osservatore dall'Inghilterra. Incrociamo le dita, speriamo che ci abbia portato qualcuno interessante. Secondo squadra primavera, aggiornando l'osservatore. Allora, Theo Herbert, 50-68, no. Ruben Dixon, 57-79, no. Austin Forrest, 67-91, portiere. Questo lo butterei dentro, signori. Elliot Bishop, no. E poi Luke Dixon, 46-62, no. No, niente da fare, niente da fare. Primo viaggio in Inghilterra del nostro osservatore nuovo, quello che dovrebbe capirci di più. Inutile. Andiamo a vedere un attimino sto portiere che ci siamo portati a casa. Vediamo se è degno di continuare il suo percorso. Allora, ha 15 anni, un 53, 67, 91. Sembra così sulla carta migliore di Andrew. Andiamo a mettere il piano di crescita e gli facciamo fare un... portiere, sì, zio, perché in posizione presa fai proprio pena. Quindi va bene portiere libero, zio, va bene portiere libero. Andrew mi sa che appena ci chiederà di entrare in prima squadra lo cacceremo con le valigie in testa direttamente, senza passare dal via. Allora, partita di col Reading in FA Cup. Andiamo un attimino, giochiamo con i titolari, signori. Ci andiamo a giocare tutti i momenti clou. Seconda partita del video. Ci siamo persi un attimino in chiacchiere a parlare di osservatori e di situazioni. Certo, se l'anno prossimo saliamo di categoria
dovremo un attimino lavorare su tante cose, su tante cose. Purtroppo dovremo cercare degli svincolati interessanti. Speriamo che ci siano dei reggenni importanti sulle quali basare la formazione, perché siamo proprio messi male, signori. Siamo decisamente messi male. Abbiamo passato già 2 turni, se non sbaglio, di FA Cup, quindi comunque un piccolo budget importante dovremmo averlo. Non penso che passeremo anche questo turno, incrociamo le dita. Occasione per Reading, partono subito loro al 18esimo. Palla sulla fascia, vediamo se riusciamo a stopparlo subito prima che faccia danni. La palla arriva lì. Chapman vola, si distende e para la situazione. Al 23esimo ancora il Reading che esce dalla propria area e si dirige verso il centrocampo. Vediamo se oh, che cazzo la stiamo a fare? I cammini dietro. Attenzione, prima azione per il... No, ancora il Reading in attacco. Porca miseria, cerchi di centrocampo. Ancora loro che gestiscono il pallone. Ma no, glielo leviamo subito, velocemente. Riusciamo a fare un'azione noi? No, non riusciamo a fare nessuno. Manco un'azione riusciamo a fare. 43esimo, azione ancora loro. Per il Reading. Che bello che mi fa fare le azioni loro, che ripartono dalla loro area di rigore, e quindi dico l'azione prima in cui dovremmo esserci arrivati noi nella loro area di rigore non esiste. Va bene. Ancora l'azione loro al 45esimo, calcio d'angolo. Ci stanno schiacciando in maniera terribile. Ci stanno schiacciando in maniera terribile. Attenzione, parte il calcio d'angolo, palla al centro dell'area, sventata. Ok, liberiamo l'aria. Ancora niente, 49esimo, signori, secondo tempo. Azione ancora per loro. Reading, per il Reading che esce dalla propria metà, dalla propria area di rigore. Cincischia un pochino. Vediamo se riusciamo a recuperare sto pallone prima che loro si allontanino troppo. No, sta tranquillamente pascolando sulla fascia. Oh, perfetto. L'abbiamo falciato in maniera terribile. Però ci siamo riusciti. Attenzione, occasione di cross per lo Stevenage. Attenzione, finalmente al 54esimo riusciamo a fare un'azione noi. Vediamo se riusciamo a creare qualcosa di buono però. Palla centrale per List. List, tirala, tirala. Che gol, signori! Roberts! Che gol, signori! Dai così! Dai così! Che gran gol! Porca miseria! Porca miseria! Spettacolo, sulla respinta del portiere, gli piazziamo un sinistro di Russo. 57esimo, calcio d'angolo per il Reading che non ci sta. Non ci sta, signori. Questo si sta andando a piegare il pallone lì. Si sta andando a piegare il pallone lì. Chiudiamolo subito. Chiudilo 2 volte. Chiudilo 2 volte. Mannaggia a te. Senza rigore, senza rigore. Bravo, Chapman, che la tiene lì. Attenzione, Reading ancora in attacco al 65esimo. Niente, stanno a giocare solo loro, signori. Stanno a giocare solo loro. Io poi forse poi non me li fa vedere i resoconti. Riesci a. No, 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 Chapman, mamma mia. Calcio d'angolo per noi. Va bene, al 67esimo. Calcio d'angolo per noi. Attenzione, il Reading per ora ci ha provato in tutte le maniere, ma lo Stevenage è in vantaggio. Ora c'è un calcio d'angolo per lo Stevenage. Lo batte Nego che aspetta Gallardo. Aspetta Gallardo, attenzione, attenzione, attenzione. Vediamo che cosa si inventano i giocatori dello Stevenage. Una gran cavolata se sono inventati i giocatori dello Stevenage. Attenzione, 72esimo. Quante azioni mi sta facendo fare? È impressionante. Ci sono partite che non giochi completamente e Evita partite l'avversario. invece che proprio te le deve Intanto far è sudare. provvidenziale che evita Ok. guai. Ancora. No, 87esimo. Siamo entrati Azione per negli lo ultimi minuti di Stevenage, gara. signori. Forse casa già preclustano la Attenzione. vittoria. Si fanno Azione per lo sentire. Ne voglio un Stevenage. altro di Attenzione gol allo e vedremo Stevenage, se sono la proprietà. Lo Stevenage ci crede, attenzione, attenzione, attenzione. No, no, no. Buono, teniamo ancora palla, teniamo ancora palla. Palla vagata. Vabbè, dai, ma ha Cadenzi pari. fatto. Opzione conclusa Finita! per i padroni di casa che Finisce, passano al prossimo signori! turno. All'1-1 Finisce giunge un lo messaggio posto. Bravo, Stevenage! infatti, al Battiamo prossimo il turno. Reading Posso godermi questa vittoria 1-0. che porti in dote anche Porca il passaggio del miseria, gli ha Torino. fatto fare un sacco di azioni. Vediamo, mi Ci fai vedere il siamo. resoconto della situazione. No, mi fa andare avanti semplicemente così. Sì. Attenzione, possesso palla 51 a 49. Tiri 2 a 4, occasioni 2 a 3. Ma insomma, secondo me hanno avuto molte più occasioni loro. Ma ce ne frega nulla, signori, non ce ne frega nulla. Siamo andati avanti. Dateci i soldi sull'unghio, signori. Bello così, siamo al turno 5. Ora ci arriverà la mega squadrona al Manchester City, tipo che poi in partita ci asfalteranno 8-0.
Ma noi frega poco, sì. No, fino a lì ci siamo arrivati. Partita spostata, premio torneo 210.000 euro. Di lusso, di lusso. Avanziamo. Abbiamo la partita con Wimbledon. Ok, fuori casa, quindi direi questa anche perché mi sa che i nostri giocatori saranno molto stanchi. E infatti, questa ce la giochiamo pure, signori. Ce la giochiamo pure e vediamo un attimino. Fuori Reed, dentro Aldo, fuori Vancouten, dentro Barnett. Lo proviamo, signori. Anche fuori Swinzy, dentro Piergianni. Cambiamo un pochino, sì. Andiamo un poco fuori Matteo, dentro Smith. Facciamo un poco di fuori Roberts, ce l'ho dentro Reid, va bene, così è contento che gioca anche lui. Fuori Gallardo, dentro Clark, perfetto, sì. Abbiamo rivoluzionato un attimo la rosa, così nessuno si dovrebbe lamentare. E ci andiamo a giocare i momenti clou anche di questa seconda partita, di questa terza partita del video. Quindi finora abbiamo un pareggio, se non ricordo male, un pareggio, il passaggio del turno di Coppa, di FA Cup, e poi terza partita adesso e la quarta poi la andremo a simulare. Sono le altre due partite di campionato. Spero che non mi abbiano messo in mezzo una partita di Coppa, perché se la prossima è una partita di Coppa Tutto è pronto, siamo un provata velocità attimino all'intensità. nella Bella d'angolo, cacchina. pronto Però come sempre vediamo, raccontabile con il attenzione, suo rigore per loro, mamma mia, subito al 18esimo. Davidson contro Chapman, Davidson contro Davidson. Possono Chapman, Davidson contro sbloccarla qui. Chapman. Rigore trasformato con grande freddezza. L'avevamo capita, ma non ci siamo lanciati bene. Niente, Chapman oramai si fa bucare sempre. Il secondo rigore, se non sbaglio, che non riusciamo a parare. Prima li paravamo tutti. Attenzione ancora, azione loro. Attenzione Può ancora, azione metterla da loro. lì? Che cazzarola è? Oh. Azione nostra al 31esimo. Sulla nostra fascia di sinistra con Raid. Raid, 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 raid,
stai scherzando? Ma perché mi annulla i gol più belli? Cioè, riesco a fare dei colli bellissimi e mi li annulla. 44esimo. Ancora sull'altro out, sull'altra fascia. Nego. E Aldo. Mamma mia, che piedi torti. Ma dove l'ha buttata? Aldo ha avuto l'occasione sui piedi per poter segnare il gol dell'1-1. E già staremo 2-1, signori. Poi dici perché perdiamo le partite. Già staremo 2-1. Attenzione, Norris! Pericolo, palla in gioco. Gol a papera, signori. Ma va bene così. Sì. L'importante è che la palla è entrata. Respinta male dal portiere. Norris con la testa la butta dentro, signori. 1-1. 69esimo, ancora lo Stevenage che riparte con Nego. Dalla propria metà campo. Attenzione, si allarga sulla fascia di destra. Nego. Accelera. Nego. Ne ha di più. Riesce a tenere l'uomo sulla fascia. Nego. Però poi non c'è nessuno al centro. Allora decide di fermarsi, tornare indietro. Pallone giocato lì per Norris. Le lasciano un buco al centro. Norris! Rigore in movimento, signori. Rigore in movimento per Norris, che non sbaglia e fa il 2-1. Partita ribaltata. E si festeggia come Cristiano Ronaldo. Dai così. Bello. E ancora attenzione all'86esimo. Lo Stevenage sulla fascia di sinistra con Raid. Schierato l'attaccante, schierato come esterno sinistro. Oggi attenzione, Raider riesce a entrare in aria. Vedi il compagno! E c'è gloria pure per List. I giocatori di Wimbledon distrutti. Da che vincevano 1-0, si trovano sotto 3-1. Bello così. Lo Stevenage gira. E finisce qui la partita. 3 punti per lo Stevenage, importantissimi per la corsa alla promozione, signori. Va bene così. Ci voleva, loro in vantaggio con un rigore e noi poi abbiamo ribaltato decisamente la partita. Va bene così. 3 punti che ci danno morale, fanno muovere la classifica. Finora siamo 4 punti in 2 partite di campionato. Vediamo cosa facciamo nella terza partita di campionato che ci andiamo a giocare. C'è la chat, qualcuno che vuole parlare? Chi è, signori? Roberts, volevo dire che sono un po' preoccupato per le voci, se mi dice le chiedo un'altra possibilità. Roberts, ma non hai giocato sta partita, Roberts? E mister, volevo ringraziarla, Aldo, partita eccezionale. Continua a lavorare e vedremo, infatti, Aldo mio. Concentrati,
Concentrati per ora, l'anno prossimo poi si vede Aldo, non ti preoccupare, pensa alla salute. Andiamo avanti signori, abbiamo la partita in Coppa contro il West Ham. No, non mi puoi mettere la partita di Coppa ora contro il West Ham. No signori, dovrei andarla a simulare questa. Ma questi ci asfaltano, mai andate e ritorno? West Ham. No, è partita secca. Strappa la regola signori, la partita con West Ham me la gioco. Mi gioco i momenti clou. Non ho guardato purtroppo, errore mio, me ne frego, noi ci andiamo a giocare. Oh, col West Ham perderemo sicuramente, non lo metto in dubbio. La nostra miglior formazione ce l'andiamo a giocare. Chi se ne frega signori, sto video durerà un po' di più. Ma la partita con West Ham ci giocheremo sempre i momenti clou. Perché ricordatevi, come per la serie per Ballotelli, noi le uniche partite che ci giocheremo interamente sono quelle di eventualmente di una finale o se di una finale di qualche competizione. Se per esempio in cui arrivavamo ai playoff me li sarei giocati proprio in maniera giusta, o se arrivassimo alla finale di qualche coppa me la giocherei in maniera giusta, non con i momenti clou che sono, come sappiamo benissimo, buggatissimi. Ok signori, partita di FA Cup, Stevenage West Ham. Ok, al secondo minuto, azione subito loro per il West Ham. Partita che ci dà visibilità, signori. Partita che ci dà grande visibilità. Giochiamo con un top club. Quindi, e siamo arrivati in un punto importante della competizione. No, dai, rigore per loro, no. Scamacca contro Chapman. Porta in vantaggio il West Ham sul rigore. Nono minuto, punizione dal limite. Sul lato destro, sul lato sinistro della nostra difesa. Scamacca ha fatto un gol in due partite. Giusto con noi doveva venire a segnare Chapman. Bravissimo Chapman, la prende la fa sua. Calcio d'angolo ancora per West Ham. Hanno fatto quattro azioni. Siamo solo al 14° minuto, signori. Mamma mia, i tifosi in tribuna si stanno disperando. Ma non riusciamo a prenderla di testa con List. Niente, palla ancora loro. Ma List non molla. Porca miseria. Dai, così, perfetto. La difesa funziona, signori. Che fai? Gli devi per forza fare. Signori, gli ha fatto recuperare il pallone. Chapman, cioè l'avevano perso. Ha fatto tre passaggi. Attenzione al 23esimo. Stevenage in attacco con Norris. Norris la può. Norris si è allargato tanto. Norris si ferma, rientra. Rigore in movimento per Norris. Parla sul list. Non ci credo. Ma porca miseria. Al 29esimo. Al 29esimo lo Stevenage recupera la palla. No, è ancora palla loro. Porca miseria. E levagli sta palla. Guarda quanto gli fa giocare. L'avevo già recuperato questo pallone. Oh, perfetto. Meno male. Calcio di munizione. Al 33esimo. Stiamo ancora sotto 1-0 per un rigore di cui non voglio discutere perché neanche so quale sia stato il fallo. Passaggio. Punizione giocata lì. Reed con calma. Reed. Grande recupero in area. Ma porca miseria, dovevi passarla di fianco, non lì. Al 40esimo. Nego sulla nostra fascia destra. Siamo ancora sotto 1-0. Nego. Sbaglio un attimo il controllo. Nego. Riesce però a crearsi un varco per partire in velocità. Vediamo se ci riesce. Nego. Il difensore è messo meglio. Nego. Attenzione. Restano forte. 53esimo. Perdiamo sempre 1-0. Contropiede loro. Scamacca. Van Kooten cerca di andare in difesa. No, difesa buggerata. E Chapman neanche la vede. Signori, l'abbiamo avuta la nostra posizione. Le abbiamo avute le nostre occasioni per pareggiare, per tenerla aperta. Le abbiamo avute. Poi se però facciamo questi errori in difesa. Se facciamo questo errore in difesa, giustamente loro ci vanno a nozze. 65esimo. Vediamo se riusciremo a avere un'azione. No, non riusciamo a avere un'azione. 75esimo. Azione ancora loro sulla metà campo, sulla loro fascia sinistra.
Sicuramente sarà un cross al centro. Un cross? No, completamente un cambio di fascia, che se riuscissimo a recuperare il pallone e potremmo ripartire in contropiede, sarebbe tanta roba. Gallardo l'allunga, vediamo se... No. Ok. Vabbè, dai, se noi facciamo questi errori, signori, Chapman fa un miracolo, mamma mia. Quanto stiamo sbagliando, 89esimo, vediamo se riusciamo a fare magari un gol, magari il gol della bandiera, vediamo se ci riusciamo. Negò sulla fascia. La gioca corta, arriva Gallardo e lui, no, arriva List che si è staccato dalla zona di attacco. Van Kooten! Vabbè, dai. Finisce la gara e prosegue. Niente, signori, ci abbiamo provato a portare avanti il sogno, ma non è riuscito. Ci fermiamo qui contro il West Ham in FA Cup. E va bene, doveva andare così. Si vede che doveva andare così. Scamacca con una sua doppietta ci ha riportato alla realtà, signori. Eravamo forse andati fin troppo avanti. Cioè, non ci poteva capitare l'Ipswich Town, che magari avevamo più possibilità di passare il turno. No, ci è capitato il West Ham che ci ha rimandati a casa. Siamo usciti al sesto turno di Coppa, sesto turno di FA Cup, che secondo me già è un buon traguardo. Penso, poi non lo so, sono ignorante. Va bene, signori, avanziamo. Prossima partita di campionato contro il Crewley. Abbiamo l'osservatore che ci sono tornati. Io vi devo licenziare a tutti voi. Paul Ivanov, 15 anni, 60, 48, 64, no. Popov, 53, 73, no. Popov, 59, 81. 59, 81, no. Pavlov, 47, 65, no. E vediamo l'altro che mi ha portato dalla Norvegia. Peterson, 65-89, no. Olsen, 63-87, no. Mamma mia. Vediamo chi è che vuole parlare. Ride, sto attraversando un buon momento. Va bene, Ride. Se me lo ricorderò, giocherai la prossima partita. Se me lo ricordo. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento e continuare questa avventura. In tutto questo siamo ancora primi, con un solo punticino di vantaggio sullo Swindon, ma con sempre una partita in meno. Detto questo, signori, grazie per la compagnia, ci vediamo sempre qui sul canale. Bella raga, ciao!